padre Ruggero di queste parole, grazie dell'invito. Sono contenta di essere qua con voi stamattina, tra l'altro non ero mai stata qua in questo santuario solare, quindi sono contenta. C'è Don Gian Maria in fondo, che saluto. Conosciamo perché quando insegnavo a Verona lo chiamavamo sempre per i ritiri ai nostri ragazzi, mi era molto bravo. Bene, allora, santità che non grida. Parto da questo titolo che padre Ruggero ha già un attimo spiegato e sviluppato e faccio una piccola modifica al titolo, cioè tolgo il punto di domanda. Santità che non grida. Perché questo? Perché Madre Maria aveva un sacco di motivi per rimanere muta e nascosta al mondo, perché nessuno la conoscesse e si occupasse di lei. Innanzitutto perché era una donna e noi ci collochiamo per la sua vita tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi 30 anni del Novecento. Vedete le date? 1862-1934. E sappiamo che in questa epoca la donna, diciamo, aveva la sua importanza nella casa, nella famiglia, ma a livello sociale, a livello culturale, anche a livello ecclesiale, non era molto promossa la presenza della donna e quindi rimaneva di solito piuttosto nascosta la figura femminile. Un altro motivo del suo rimanere nascosta e muta è il fatto che non era una ragazza istruita. Si è fermata alla terza elementare, non per sua volontà, le piaceva molto studiare, era una ragazzina intelligente con buona volontà, anzi aveva anche chiesto di poter continuare gli studi, ma appunto l'epoca, la povertà della famiglia, il bisogno che c'era in casa non le hanno permesso di continuare la sua istruzione. Dicevamo, è nata e vissuta in una famiglia povera. Il lago di Garda che conosciamo oggi ha poco a che fare con quello dell'epoca di Domenica Mantovani. Adesso è un luogo ricco di turismo, pieno di attrattive, di hotel. All'epoca, ecco, sappiamo che non era assolutamente così. Quindi, una zona povera, famiglie povere, di che cosa viveva la famiglia di Domenica? Di quello di cui vivevano tutte le altre famiglie, un po' di pesca. Avevano una capretta, una mucca, ecco, qualche animale, coltivavano un fazzoletto di terra un po' sul monte, ecco, perché non è un luogo pianeggiante, un po' di castagne, un po' di olivi, ecco, questo era quello di cui si viveva. Ecco, dicevamo, il paese molto piccolo, poche centinaia di abitanti, anche adesso Castelletto non arriva ai 1000 abitanti. Quindi un paese piccolissimo, sconosciuto anche a molti veronesi, ai confini del Regno d'Italia, perché poi iniziava l'Austria, sappiamo che Trento e Trieste poi sono stati annessi più tardi. E essendo una zona di confine, era anche una zona di confino, quindi venivano mandate persone poco raccomandabili, persone indesiderate, persone considerate anche pericolose. E i cognomi della zona lo denotano. C'è il cognome Pericolosi, c'è il cognome Brighenti, che si dice derivi da briganti, e quindi questo dice la cattiva fama di questi posti. Quindi vi faccio vedere, conoscete, penso perché siete della zona, ma insomma, ecco, alto lago di Garda, sponda veronese, tra Torri del Benaco e Malcesine, ecco, il comune Brenzone. Questa è una foto dei primi anni del Novecento, vedete che le case sono, ecco, prima parte del monte e poi sul lago, c'è una chiesa ottagonale che deve essere stata molto bella, però era proprio dove adesso c'è la strada, quindi poi è stata abbattuta per far posto alla Gardesana. Già il nostro fondatore, Beato Giuseppe Lascimpieni, nel 1908 ha iniziato la costruzione della nuova chiesa parrocchiale perché questa doveva essere abbattuta. E quindi, diciamo, è rimasto solo il campanile che vedete vicino alla chiesa, che si vede ancora oggi, perché la chiesa è stata abbattuta. Ecco, dicevamo, grande povertà, famiglie numerose,
si viveva di poco, si moriva anche giovani, qualche bambino moriva presto per malattie poi non curate. Quindi diciamo che a Domenica Mantovani si prospetta, diciamo, una vita di ordinaria fatica e di poche gioie. Sicuramente una vita che non avrà la ribalta della cronaca e che non avrà la fama dei grandi, almeno così sembra perché, diciamo, le condizioni sono queste di partenza. E invece noi oggi siamo qua a parlare di Maria Domenica Mantovani, che è stata proclamata santa, come diceva Padre Ruggero, da Papa Francesco il 15 maggio scorso. Com'è avvenuto questo ribaltamento di queste condizioni iniziali? Come mai siamo qua a parlarne? Ecco, per un motivo molto semplice, perché Domenica prende sul serio il Vangelo. Fin da ragazzina si appassiona a Dio. Domenica si trova bene con il Signore. Passa delle lunghe ore in parrocchia a pregare, quando è a casa a fare le faccende domestiche, pensa a lui, raduna molte ragazze del paese per leggere vite di santi, per pregare insieme a loro, e anche quando va a raccogliere legna o va a pascolare la capretta, il suo pensiero è sempre per il Signore. Importante nella sua vita è il nonno paterno, nonno Andrea, perché le racconta le storie della Bibbia, le vite di santi. E lei si affeziona molto a questo nonno e intanto assorbe, ecco, anche un po' la conoscenza della Bibbia. E quando è in chiesa a pregare, è tutta assorta in Dio, e diventa anche spesso rossa in volto, si infiamma, tanto che una bambina quando entra in chiesa dice: "A voi quando pregate vi si infiammano perfino gli occhi", perché vede, ecco, che questa ragazza è tutta assorta e concentrata. E Madre Maria si vergogna un po' di questo, diventa anche lei tutta rossa in volto e dice: "Non dire niente a nessuno, non dire niente di questo, promettimelo", e la bambina promette che non dirà niente. Ecco, quindi pian piano Domenica Mantovani si inoltra nelle vie dello Spirito, acquisisce confidenza in Dio, si allena a stare con Lui e sta ore con Lui senza stancarsi, anzi lei dice: "Io in Dio trovo pace, trovo riposo". Tanto che alcuni anni dopo farà questo proposito: "Vivrò come una bambina abbandonata nelle mani di Dio, lasciando a lui solo la cura della mia santificazione e quella dell'intero istituto". Diceva prima Padre Ruggero, citando Papa Francesco, no? Che la santità non è innanzitutto sforzo nostro, ma è questo abbandono confidente in Dio, lasciando che sia lui poi, a curarsi di noi e a trasformare, trasfigurare la nostra vita. E così è stato per lei. Però diciamo non è stato tutto così facile, ovviamente. Ci sono state delle prove, c'è stata la lotta anche per Madre Maria. Nel 1877, quando lei ha 15 anni, arriva a Castelletto come cooperatore del parroco un sacerdote giovane, ha solo 3 anni di messa, Giuseppe Nascimbeni. Viene da San Pietro di Lavagna, dove è stato 3 anni, e viene mandato lì. Lui è di Torri del Veneto, tra l'altro, quindi è anche lui del lago di Garda, molto vicino. E lui si accorge subito che Domenica è una ragazza molto in gamba, è intelligente, è volitiva, intraprendente, è molto sensibile verso le necessità del paese, verso i poveri, verso gli ammalati, ed è una ragazza che ha fede, ha spirito di fede, vuole crescere in questa fede. E allora lui diventa la sua guida spirituale, però la mette anche alla prova, anche perché ha un carattere forte, radicale, austero, Don Giuseppe, e quindi non usa mezze misure, era anche un po' l'epoca. E quindi lui, per sconfiggere il suo orgoglio e anche la sua permalosità, perché Madre Maria riconosceva di essere una ragazza permalosa, lui la umilia anche pubblicamente. Ecco, e lei accetta questi metodi anche duri del fondatore, ed è
disposta a lottare, alla lotta, sa che questo comporterà una lotta e però lei la accoglie, la accetta. Ecco, mi soffermo un attimo su questo perché mi pare un tema significativo, quello della lotta spirituale, no? Perché non riguarda solo i santi Maria Domenica Mantovani, ma è qualcosa che riguarda anche la nostra vita. La lotta spirituale sappiamo che è un'arte difficile ma necessaria, necessaria per umanizzarci sempre di più, per una vita davvero pienamente umana. E questa battaglia, questa lotta, è una lotta lunga e dura. E il campo di azione di questa lotta siamo noi, è la nostra vita, sono le nostre dinamiche interiori. Infatti, come dice Gesù, il male non viene dall'esterno dell'uomo, ma viene dalle profondità del cuore dell'uomo. Ecco perché è necessario lottare, ecco, dentro di noi, anche nella nostra interiorità, cercando di conoscere a fondo noi stessi e di superare un po' anche la paura che possiamo avere di entrare in contatto con la profondità di noi stessi, soprattutto con quelle parti di noi, quelle che possiamo definire l'ombra, no? I limiti, le ferite, le fatiche, ecco, che possono bloccare il nostro cammino. Ecco, ce lo dice la scrittura, che è il luogo, che il cuore è il luogo centrale della persona, è il luogo dell'intelligenza, è il luogo della volontà, della memoria, del desiderio, degli affetti, è il luogo della persona in quanto tale, ed è quindi qui che si sviluppa questa lotta. Nel cuore, ecco, si incontrano la realtà umana e la grazia di Dio, si incontrano le nostre crepe, le nostre ferite, le nostre fragilità, i nostri fallimenti, le nostre tentazioni, si incontrano con la grazia di Dio, con il suo amore che risana, cicatrizza le ferite, che alla fine ci salva. Ed è qui, quindi, a questo livello di profondità che si deve lavorare seriamente e con perseveranza, ecco, senza lasciarsi prendere e soccombere alla fatica che la durezza di questa lotta richiede. Ecco, Madre Maria accetta tutto questo, accetta di continuare sulla strada intrapresa, accetta anche i metodi duri del fondatore e li accetta in modo risoluto, in modo determinato, senza indietreggiare. E per dire questa sua volontà, anzi, aggiungo ancora una cosa sulla lotta spirituale. Che cosa richiede questa lotta? Richiede di sviluppare capacità di attenzione e di vigilanza, essere vigilanti e attenti rispetto a quello che viviamo, non lasciarlo passare così in modo indifferente. Sapere abitare attivamente anche il silenzio e la solitudine. Solitudine e silenzio non come isolamento, ma come appunto attenzione e vigilanza verso una presenza che ci abita. Significa anche questo lavoro di lotta saper ascoltare se stessi e poi anche elaborare interiormente ciò che si vive, riflettere su ciò che si vive perché l'esperienza porti frutto. Ecco, è quindi un lavoro di ascesi che Madre Maria compie. Ascesi vuol dire salita, ma letteralmente vuol dire anche esercizio. Quindi è un esercizio, come si fanno gli esercizi fisici per allenarsi, ecco, così ci sono anche, lo sappiamo bene, gli esercizi spirituali, gli esercizi interiori. Ecco, e questa ascesi, questo esercizio interiore, richiede pazienza e perseveranza. E dicevamo, Madre Maria è disposta a questo, è disposta a lottare, è disposta ad essere paziente e perseverante, perché sa che il frutto arriverà, perché sa che ne vale la pena. Perché sa per chi lo fa, perché lo fa. Ecco, sa che da questa fatica sboccerà un fiore, sboccerà qualcosa di nuovo. La sua vita potrà essere trasfigurata. Ecco, questa sua volontà di accettare la lotta, lei la esprime in una lettera al fondatore usando un'immagine che troviamo nella Bibbia, nei libri sapienziali, sia nel Siracide che nella Sapienza, nel libro della Sapienza, quella del
dell'orefice che mette l'oro nel crogiolo per purificarlo. E lei usa proprio questa immagine in una lettera a Don Giuseppe Nascimbeni, pochi mesi dopo l'inizio dell'istituto. Lei dice: ad imitazione dell'orefice che mette l'oro nel crogiolo perché venga purificato, così io mi metto nelle sue mani, perché per mezzo delle umiliazioni mi purifichi da qualunque atto di superbia e di amor proprio. Quindi lei è determinata, vuole continuare questo cammino di purificazione, sa che la purificazione comporta anche fatica e dolore, però, come dicevamo, accetta, accoglie tutto questo. È però anche molto realista, perché dice: non dico però che a questi atti io resterò impassibile, no, confesso la mia debolezza, che l'amor proprio se ne risentirà, ma non importa, la parte superiore, cioè la volontà, combatterà codesti risentimenti. Quindi lei dice: riconosco che il mio amor proprio, la mia permalosità, ecco, avranno il loro spazio, però non importa, la volontà cercherà di rimediare a tutto questo. Sempre nella stessa lettera, in un'altra parte, dice anche una cosa molto importante che ci fa capire qualcosa della sua solidità umana. Lei dice: sebbene nel corso di questi 15 mesi, dalla fondazione dell'istituto e dalla sua professione religiosa, abbia commesso innumerevoli mancanze di ogni genere, tuttavia mi chiamo contenta, perché penso che anche questi mancamenti mi sono stati di aiuto per acquistare più esperienza, più umiltà, più carità e tante altre virtù di cui io sono priva, ma che spero in Dio un poco per volta tutte le acquisterò. Che cosa ci dice questo stralcio di questa lettera? Che lei ha una realistica consapevolezza di sé e anche una sostanza umana forte, perché lei è cosciente dei limiti e delle mancanze, ma non si scoraggia. Anzi, dice: sono contenta perché so che anche questo mi è di aiuto per fare dei progressi. E questo è un aspetto molto molto importante, perché Madre Maria qui ci fa vedere che lei è una persona desiderosa di crescere. Sa che ci sono dei limiti, delle mancanze, delle fatiche, e però c'è anche un cammino. Lei è in cammino e può imparare anche da questi limiti, da queste fatiche. Certo, ci vuole costanza e fortezza, ma lei, diciamo, le ha e è disposta a tutto questo. Quindi possiamo dire che Madre Maria accoglie i limiti come occasione di crescita, non solo i limiti suoi personali, ma anche i limiti delle persone che incontra, delle consorelle, i limiti anche del fondatore, i limiti della vita in generale. Anche questo mi sembra significativo anche per noi, perché tutti siamo tentati e rischiamo di farci bloccare dai nostri limiti o da quelli degli altri. Ci sembra che siano un ostacolo, a volte insuperabile, per il nostro cammino. Invece Madre Maria dice: no, non sono, possono essere un ostacolo, certo, ci fanno far fatica, ci fanno soffrire, ma possono diventare un'occasione di crescita, un trampolino di lancio che ci fa andare avanti. Quindi lei riesce a crescere, a maturare anche dentro le situazioni di difficoltà, non nonostante, ma proprio dall'interno. E anche per lei le difficoltà non sono mancate. Una, abbiamo detto, fanciullezza, adolescenza serena ma povera, con pochi mezzi, anche culturali, e poi appunto la chiamata e l'ingresso nell'istituto che era appena stato fondato. L'istituto viene fondato nel 1892, il 6 novembre. Don Giuseppe Nascimbeni, arrivato a Castelletto, ha visto la situazione del paese, materiale e spirituale. Pensate che Castelletto era uno dei primi 5 paesi più poveri di tutta la provincia di Verona, si parlava proprio di miseria, non di povertà. E quindi Don Giuseppe voleva fare qualcosa, era una persona intraprendente, molto attiva, e quindi si dà da fare sia per la promozione umana e spirituale, sia appunto per quella anche materiale.
però si rende conto che le sue forze sono limitate. Tra l'altro, appunto, c'erano delle case proprio sul monte, quindi pensiamo anche alle strade, erano impervie, dei viottoli, lui andava anche a vegliare gli ammalati, i moribondi, insomma, vedeva che le necessità c'erano anche se il paese non era grande. E quindi voleva delle suore. Ha chiesto a vari istituti di mandare delle suore, ma le condizioni che lui poneva, il luogo molto isolato, hanno scoraggiato, ecco, a mandare suore. E quindi quando si è rivolto al vescovo ausiliare di Verona, Monsignor Bacciglieri, lui gli ha detto, in dialetto veronese, se nessuno ve le dà, fatevele voi come volì. E quindi, se nessuno ve le dà, fatevele voi queste suore, no? Come volete. E quindi lui ha capito che forse attraverso il vescovo parlava lo spirito e che lui era chiamato a diventare fondatore, una cosa che non aveva mai pensato. E comunque pensava delle suore che rimanessero lì chiuse in parrocchia e facessero il bene per la parrocchia. E quindi, ecco, queste sono le prime quattro. Domenica è quella seduta davanti le altre tre, le prime compagne, ragazze formate da Don Giuseppe, poi mandate a Verona dalle terziarie francescane per un mese intensivo di formazione, poi il 4 novembre emettono i voti, il 6 novembre tornano poi a Castelletto, il 5 e il 6 è domenica, grande festa in parrocchia per l'inizio del nuovo istituto. Nascono le piccole suore della Sacra Famiglia e domenica viene subito caricata di una responsabilità, cioè è la responsabile di questo primo gruppetto di suore, la prima poi maestra di formazione per le giovani che arrivano. E però questo istituto si sviluppa in modo rapidissimo e imprevisto e imprevedibile. Iniziano ad arrivare giovani, ragazze, i parroci della zona, qualcuno anche più lontano che conosceva Don Giuseppe, sente di questa nuova fondazione e chiede suore. Iniziano ad arrivare richieste, iniziano a mandare giovani e quindi l'istituto inizia a espandersi. È come il granello di senape evangelico che diventa un grande albero. Questo è un dipinto che prende tutta la parete della cappella dell'ascolto che c'è lì a Castelletto, non nella casa madre, ma dove c'è, non so se avete presente, in parte c'è la scuola e una casa di accoglienza per pellegrini, per turisti. Ecco, è stato messo lì proprio perché richiama, tra l'altro, il discorso inaugurale, il 6 novembre, che viene fatto da padre Serafino Inamo, padre francescano. Nell'omelia di quel giorno, per la festa dell'inizio dell'istituto, lui dice: sarà come granello di senape. Ed è una profezia che si è avverata. In poco tempo, da quel piccolo seme, è nato un grande albero. E sono, dicevamo, arrivate tante giovani, insomma, l'istituto ha iniziato a fiorire in modo inaspettato. Naturalmente questo è stato motivo innanzitutto di grande gioia, di lode al Signore, di ringraziamento al Signore per questo sviluppo, di grande speranza, perché quando ci sono forze giovani, forze nuove, ci si espande, c'è anche un senso di grande fiducia e speranza. Naturalmente, insieme a questo, arrivano anche le prime fatiche, le preoccupazioni, i problemi, perché adesso noi abbiamo i problemi contrari, no? Abbiamo grandi case, grandi opere, suore anziane e ci stiamo contraendo, no? Cerchiamo di capire cosa farne di queste opere, di queste strutture, eccetera. Lì eravamo nella situazione opposta, tante giovani suore, bisogno di poi dopo la prima formazione mandarle in varie realtà, quindi nuove case, problemi economici perché era molto povero ovviamente all'inizio dell'istituto e quindi c'erano problemi economici, problemi organizzativi, a volte problemi anche con i parroci dei paesi dove le suore andavano, ovviamente qualche problema di vita fraterna, di carattere, insomma, tutto quello che riguarda la nostra umanità. Ecco. E poi dobbiamo pensare che nel 32 le suore sono già più di 1000, 40 anni dopo la fondazione dell'istituto. Madre Maria è ancora in vita. Ecco, nel 22 muore il fondatore, quindi lei dal 22 al 34, per 12 anni, è la responsabile prima dell'istituto. Certo, con delle collaboratrici, però la responsabilità più grande è sua. E lei come porta questa gioia, ma anche questo peso? Ecco.
A me è venuta in mente l'immagine di un soffione, perché è un'immagine di leggerezza. Ecco, Madre Maria sa portare, accogliere e portare il peso anche di guida di questo istituto in espansione in modo lieve. Lieve non significa leggero nel senso di superficiale o di ingenuo, non è una persona ingenua, è una persona realista che quindi riconosce anche le difficoltà che ci sono, riconosce le prove, ma è una persona che ha anche grande fiducia in Dio. Quindi, diciamo, lei fa la sua parte fino in fondo, perché anche lei è una persona intraprendente, una persona attiva, non si tira mai indietro. Però poi, come abbiamo letto prima, si abbandona anche nelle mani di Dio, lascia che lui completi la sua opera. Dice, l'istituto è opera di Dio, quindi lui deve provvedere. E questo la mantiene sempre nella serenità. Questo mi pare una cosa molto importante, perché il rischio anche per noi a volte di fronte alle difficoltà è di scoraggiarci, di tirarci indietro, o anche a volte un po' di vittimismo. Ecco, lei non ha nulla di tutto questo, lei è una che si rimbocca le maniche, cerca aiuti quando è necessario e cerca soluzioni e poi, come dicevamo, si affida a Dio. E soprattutto utilizza una capacità che può essere utile anche per noi oggi, che è quella della creatività. Anche qua mi fermo un attimo. Perché più che una capacità, in realtà la creatività è un atteggiamento mentale che se coltivato ci aiuta a trovare soluzioni nuove ai problemi che noi abbiamo. È un atteggiamento mentale che è un po' un'interazione tra pensiero, motivazione, sentimenti e anche caratteristiche personali della persona. Ecco, la creatività riesce a unire elementi già presenti, preesistenti, però in combinazioni nuove e quindi ci fa vedere le cose da un altro punto di vista. Non so se avete fatto ancora l'esperienza, no? Guardando per esempio un paesaggio, no? Mettiamo il lago di Garda, noi siamo sulla sponda veronese, no? Noi guardando dalla sponda veronese abbiamo una certa visione del lago di Garda e vediamo la sponda bresciana. Io ho fatto gli esercizi un anno a Monte Castello, quindi sulla sponda bresciana. E guardando il lago dall'altra parte, quindi vedendo la sponda veronese, in certi momenti ti sembra un altro paesaggio, no? Perché cambiando prospettiva, cambiando punto di vista, no? Cambia un po' anche la visione. Vedi delle cose che dall'altra parte non vedi, no? E quindi, ecco, questo è molto importante. È come inforcare degli occhiali nuovi. E questo mi chiede una certa flessibilità, una certa capacità di adattamento e di cambiamento, perché bisogna lasciare anche dei vecchi parametri, delle vecchie logiche a cui magari siamo affezionati. Ecco, noi oggi, tutti penso anche voi, ci troviamo molto un po' disorientati, no? Papa Francesco ci dice da tanto, siamo in un cambio d'epoca. Ecco, i cambiamenti sono profondi e sono anche molto veloci. E quello che funzionava anche a livello pastorale, anche a livello di evangelizzazione, fino a qualche anno fa, adesso non funziona più. E non ci sono, diciamo, ricette, soluzioni già fatte, ecco. Non c'è un solco tracciato che dici, guarda, mi metto dentro questo e di sicuro le cose andranno. No, è tutto molto incerto, bisogna sperimentare, bisogna provare, strade nuove. Non perché il Vangelo sia cambiato, il Vangelo è lo stesso, ma bisogna trovare vie nuove, modalità nuove, creative per rispondere ai bisogni di oggi. No? Papa Francesco dice, sognate anche voi questa Chiesa. Qualche teologo dice, ci vuole una nuova immaginazione, no? Ci vuole una nuova creatività. Ecco, Madre Maria ha affrontato i problemi in modo creativo. Ecco, non cercando soluzioni già precostituite, ma di fronte alle difficoltà, provando a mettersi in gioco, cercando aiuti e accogliendo le sfide che le venivano dal suo tempo. Ecco, questo, dicevamo, richiede appunto flessibilità, apertura, ecco, comprende anche la possibilità di imparare dai fallimenti. E poi
poi è un pensiero che sa porre, il pensiero creativo sa porre le domande giuste alla realtà, e quando si sanno porre le domande giuste si trovano anche le risposte adeguate. Ecco, quindi anche per noi possiamo anche cogliere questo da Madre Maria: essere creativi per essere fedeli, no? Papa Francesco dice questo: la fedeltà non è fissismo museale, non è si è sempre fatto così, ma lo spirito è colui che fa nuove tutte le cose. Ieri abbiamo celebrato la Pentecoste, no? Lo spirito Dio è novità perenne, quindi anche noi è chiesto di rinnovarci. Il fondatore, Madre Maria, ha preso questo concetto e diceva: rinnovarsi nello spirito ad ogni battere di polso. Ecco, quindi vuol dire, ecco, un rinnovamento veramente costante, continuo. Ecco. Madre Maria, ecco, quindi pian piano, con l'aiuto di Donna Scimbeni e con le prove che la vita le presenta, compie un percorso di crescita, di maturazione, non solo a livello umano ma anche a livello di fede. Ecco, per dire questo percorso prendo un salmo, il Salmo 84, che inizia così: quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, l'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Perché questo salmo? Perché è il salmo che si recita durante la celebrazione eucaristica nel giorno della memoria liturgica di Santa Maria Domenica Mantovani, il 4 febbraio. Perché è stato scelto questo salmo? Perché ci dice qualcosa di questo percorso di maturazione che fa Madre Maria. Allora, innanzitutto è un salmo che canta una vita ancorata a Dio, unita a Dio. E questo salmo si apre con queste parole che abbiamo letto, nelle quali sentiamo una effusione emotiva, un forte, afflatto desiderio attrattiva per il Tempio. L'orante, il credente, il più israelita, desidera, anela con tutto il suo cuore andare al Tempio, nella casa di Dio, e lì pregare il Signore. E il credente si mette in cammino, compie il pellegrinaggio e arriva alla casa di Dio. Infatti il Salmo, andando avanti, dice: cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio di Giacobbe. Quindi il pellegrino arriva a Gerusalemme, il viaggio, il pellegrinaggio si compie e lì nella casa del Signore compare, si presenta al cospetto di Dio e lì effonde la sua preghiera. Ma come si conclude questo salmo? Si conclude dicendo: Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Quindi alla fine il Tempio scompare. Quello che rimane, quello che è importante, non è più andare al Tempio a pregare, ma è semplicemente la nuda fede, confidare nel Signore. Vi ricordate, prima abbiamo letto di Madre Maria, che diceva: vivrò come una bambina abbandonata nelle mani di Dio. Confidare unicamente in Lui. Ecco, questo percorso di maturazione è interessante, no? Perché dove Dio si fa presente, crea uno spazio sicuro per la vita, no? Il Tempio è uno spazio in cui ci sentiamo al sicuro, siamo al cospetto di Dio. Poi però il Signore ci chiede di fare un passaggio, un cammino di interiorizzazione. Lui ci offre le sue strade, ci offre un nuovo modo di essere presenti nel mondo, di essere suoi testimoni. E il credente si sente inondato, si sente immerso in questo sguardo di Dio, dentro la sua benedizione, dentro il suo amore, e questo lo fa che far fiorire e promuovere le sue energie, dà ragioni e motivi di vita. E alla fine l'approdo è la preghiera, è questa eccedenza dell'amore di Dio che a noi si offre. E quindi, dicevo, l'attrattiva alla fine diventa confidare nel Signore. Il luogo dell'incontro con Dio non è più il Tempio, ma è la fede. Ecco, Madre Maria ha compiuto un po' questo passaggio, no? Cioè, inizialmente anche lei è molto fervorosa e
sente questa forte attrattiva per il Signore e sente la chiamata a donare tutta la sua vita a Lui. Poi pian piano compie il suo cammino, interiorizza questo rapporto con Dio, accoglie le vie nuove che le si prospettano, che il Signore le presenta nello svolgimento della sua vita e diventa, continua ad essere discepola di questo Signore, ma in modo nuovo. Tanto che alla fine a lei non interessa neanche più una perfezione da raggiungere o delle buone opere da compiere, che era quello che all'inizio lo attraeva, no? Ecco, ma unicamente la fiducia, la confidenza totale nel Signore. Quindi diciamo che fa un passaggio, possiamo dire, dalla devozione alla realtà teologale, dalle pratiche religiose alla comunione con Dio, dalle preghiere alla preghiera. Era un'epoca quella di tante preghiere vocali e nel nostro istituto, soprattutto agli inizi, si pregava tanto, nel senso proprio di dire preghiere. Anche durante il giorno tante giaculatorie, no? Quindi queste frasi da ripetere continuamente, no? Ecco. Lei dalle preghiere, attraverso le preghiere, che sono cosa buona, arriva alla preghiera, alla comunione profonda con il Signore, all'abbandono totale in Dio. Quindi, diciamo, la forma esteriore della sua preghiera, della sua comunione con Dio rimane quella dell'epoca, rimane quella delle formule da dire, delle giaculatorie, delle pratiche da osservare. Ma nella sostanza, attraverso queste forme, lei si immerge tutta in Dio, si unisce a Dio. Ed è talmente immersa in Dio che possiamo usare l'immagine della spugna immersa nell'acqua, perché è un'immagine che usa il fondatore Don Giuseppe Nascimbeni e che Madre Maria riprende. Lo spirito di preghiera è come la spugna immersa nell'acqua. E infatti lei commenta così questa massima del fondatore. Dice: prendete una spugna asciutta e leggera, immergetela nell'acqua. Che succede? Si imbeve talmente di acqua che l'acqua penetra, la pervade in tutte le sue parti, in tutti i più reconditi ripostigli. Non troverete più la più piccola particella di spugna che bagnata non sia. Così lo spirito di preghiera deve penetrare, imbevere, pervadere talmente l'anima nostra da farci vivere in contigua, perpetua unione, comunicazione con Dio. Non ci deve essere più nessun pensiero, né una parola, né un'azione, per quanto piccola, materiale e comune, che non sia imbevuta dallo spirito di preghiera. Vale a dire che noi non la offriamo a Dio, che non la compiamo per amore del Signore, che non la facciamo pensando a Gesù. Ecco, sono parole forti, no? Perché lei dice, parla di penetrare, di bevere, pervadere tutta l'anima, no? Perché non c'è più nessuna particella di quella parte profonda di noi di cui parlavamo prima che non è immersa dentro questo spirito di preghiera. E dice, questo ci fa stare in continua, perfetta e perpetua comunicazione con Dio, tanto che non c'è più nulla, né pensieri, né parole, né azioni, che mentre le compiamo non siano unite a Lui. Quindi una grande radicalità, una grande unione che compenetra tutte le parti e tutti i momenti della vita. Ecco, rispetto alla preghiera, Madre Maria aveva capito una cosa, aveva chiaro una cosa, che la preghiera non è questione di tante parole. Dice, pregare non è dire un cumulo di parole, di espressioni, dice, anche eleganti. No, non è così. Ma è qualcos'altro. Dice, è un'elevazione della mente e del cuore a Dio. Lei diceva, senza preghiera non si può vivere perché, cito, è come l'aria per gli animali, come l'acqua per i pesci. La preghiera è come un vincolo spirituale che ci unisce a Dio, come un canale che ci comunica la grazia. È la vita dell'anima. Preghiamo non soltanto in chiesa, ma preghiamo lavorando, mangiando, dormendo. Noi così facendo viviamo in un'atmosfera di preghiera. E allora lei esortava, vivete sempre alla presenza di Dio. Ecco, sono parole interessanti,
se consideriamo che risalgono un secolo fa. Forse per noi oggi questo concetto è più chiaro, questa unione di fede e vita, no? Che anche quando dormiamo, mangiamo, lavoriamo, siamo in comunione con Dio, non solo quando siamo in chiesa a pregare. Però all'epoca forse non era così scontato, no? E Madre Maria ha vissuto questa unificazione della vita, questa unificazione tra fede e concretezza. Madre Maria era una donna di paese, era una donna concreta, era una donna pratica, non era una donna, diciamo, di grandi studi, l'abbiamo visto, pur essendo intelligente, non era una donna così che si perdeva in astrazioni o in idealismi. Era una donna concreta, le piaceva fare anche tante cose, le piaceva coltivare l'orto. Pensate che quando era già superiore a generale, c'era pure il fondatore, arrivava magari qualche personalità, il fondatore diceva: andate a chiamare la madre, la trovavano nell'orto che stava coltivando le verdure, no? Oppure lei andava in cucina ad assaggiare la minestra, perché nei primi tempi si faceva sempre un bel pentolone di minestra per i poveri del paese, nonostante l'istituto fosse povero, ecco, però lo stesso voleva condividere quel poco che aveva con i poveri. E lei andava in cucina perché? Perché assaggiava la minestra per sentire se era saporita, perché diceva: il bene, bisogna farlo bene, non è che perché sono poveri gli diamo la minestra che sa poco, no? Ecco. Quindi lei amava fare cose molto pratiche, no? E sentiva che anche quando faceva queste cose non è che era meno in comunione con Dio di quando recitava la circolatoria o era in chiesa a pregare, no? Quindi diciamo che lei ha saputo tenere insieme ricerca di Dio e pratica del Vangelo dentro la realtà quotidiana che le si offriva, no? Diceva prima Padre Ruggero di Santa Teresa, diceva: santità è tra le pentole della cucina, no? Questa normalità, in questa quotidianità di cui parla Papa Francesco, no? Santo della porta accanto. Quindi lei si sentiva in unione con Dio tanto quanto scriveva lettere a vescovi e cardinali a nome dell'istituto come superiore generale, tanto quanto appunto andava a mescolare la minestra e darla ai poveri del paese, no? Non c'era distinzione, perché lei era sempre unita a Dio, tutta concentrata in Dio, e per questo persona unificata e capace quindi anche di arrivare a tutti. Ecco. Questo è importante, mi sono fermata un attimo su questo perché la tentazione di dividere le cose è sempre forte anche per noi, no? Perché a volte pensiamo che la parola spirituale indichi la qualità di una parte dell'esistenza, quella che si riferisce ai nostri gesti religiosi, ai sacramenti, alla preghiera, alla celebrazione eucaristica, eccetera. Quindi, secondo questa visione, pregare sarebbe una cosa spirituale. Adesso siamo in estate, mangiare un gelato sarebbe una cosa materiale, partecipare all'Eucaristia sarebbe una cosa spirituale, lavorare sarebbe una cosa materiale e così via, no? Invece, non è così. Non è così. La vita cristiana abbraccia la totalità dei gesti di cui è fatta la trama di una giornata qualsiasi. Quindi il cristiano non ha bisogno di uscire dal mondo per incontrare Dio. La vita spirituale non è una parte della vita che riguarda qualche gesto particolare, ma è l'intera, normale, quotidiana esistenza che però racchiude in sé un significato e una presenza del tutto speciale, no? È come un involucro e dentro però c'è qualcosa di speciale, c'è una perla preziosa, no? C'è il tocco divino che Dio ha già messo dentro le cose e dentro le persone. A noi è solo chiesto di renderci conto di quanto è preziosa questa ordinarietà della vita che noi viviamo, no? E allora, se abbiamo questa consapevolezza, tutti i nostri sensi, lo sguardo, l'olfatto, il tatto, il gusto, l'udito, tutto si apre alla grande bellezza che è il nostro quotidiano. Ed è bello perché appunto dentro c'è il Signore che vive con noi la vita e che fa nuove tutte le cose. E quindi questa bellezza si trova ovunque. Si trova quando lavoriamo al computer, quando ascoltiamo la musica, che chiediamo con un amico, quando siamo nel silenzio a meditare in questi posti bellissimi. Ecco, in tutto. Perché tutto è grazia e tutto è buono per chi crede. Perché la fede ci fa vedere la vita per quello che è, frammento di una trascendenza che dà gusto, spessore, significato a quel frammento. Allora tutti i gesti che facciamo diventano gesti di vita.
non perché tutto quello che facciamo riesce bene, non perché sempre abbiamo successo, ma per l'amore che ritroviamo dentro questa vita perché ce l'ha messo Dio e per quell'amore che noi stessi poi sappiamo ridonare. Ecco, Madre Maria è stata capace di stare dentro la realtà in modo unificato, in modo integrato, con i piedi ben piantati per terra, ma sapendo cogliere lì dentro l'invisibile, l'oltre, quella eccedenza, quel di più di Dio di cui parlava anche il Salmo, quel di più della sua presenza che solo lui sa darci. Quindi, immersa dentro questa realtà, Madre Maria ha saputo interrogare i segni che Dio ci dà della sua presenza e ne ha riconosciuto l'azione provvidenziale nella sua vita e in quella dell'Istituto attraverso l'intercessione della Sacra Famiglia. E qui giochiamo in casa, perché ecco, siamo a Nazareth. Ecco, la Sacra Famiglia che lei invoca in ogni circostanza e nella quale trova uno spazio dove consegnare con fiducia la sua vita e quella delle sorelle. Cos'è? Chi è la Sacra Famiglia per Maria Domenica Mantovani? Innanzitutto è una compagna di cammino, quindi una presenza amica, una presenza affettuosa che la accompagna sempre. Poi naturalmente è una testimone la Sacra Famiglia, un modello a cui guardare. E quindi se è un modello diventa anche per lei uno specchio e una verifica dei suoi pensieri, delle sue azioni, dei suoi sentimenti. Sentite cosa scrive, dice: non lascerò passare una mia azione senza che prima o nel mezzo e alla fine non la unisca a quelle della Sacra Famiglia. Quindi la Sacra Famiglia diviene anche il luogo del suo vivere e crescere nella fedeltà. Dice ancora: portiamoci spesso con il pensiero alla casa di Nazaret e lavoriamo in compagnia dei tre personaggi, Gesù, Maria e Giuseppe. Stare con loro, con questi tre personaggi, sostare in meditazione con la famiglia di Nazaret, garantiva a Madre Maria uno spazio di libertà e di sicurezza che era necessario per passare dall'essere figlia all'essere madre. Perché lei, abbiamo visto, è stata madre, madre spirituale di più di mille suore. E abbiamo detto non è stato facile questo. Ecco, e allora dove trovava la forza, dove trovava il sostegno, dove trovava il riparo, il rifugio? Nella Sacra Famiglia. Perché non poteva disporre all'epoca di grandi aiuti, di grandi strumenti per imparare a svolgere bene la sua responsabilità di superiore generale. E allora la Sacra Famiglia era il luogo dove espandere il cuore. Era la confidente e l'appoggio ed era sempre presente anche nei suoi scritti, nei circolari che scriveva alle suore, le lettere, i suoi propositi. E lei spesso quando scriveva alla fine diceva: la Santa Famiglia ti benedica, la Santa Famiglia vi benedica. E poi quando ci si incontrava tra le suore del nostro istituto ci si salutava così: Gesù, Giuseppe e Maria. E la Sacra Famiglia diventava anche la garante dei propositi, di una santità voluta tenacemente. Cioè lei nei suoi propositi scriveva: con l'aiuto della Sacra Famiglia prometto di essere più paziente, di vivere la carità, eccetera. Quindi, verso la Sacra Famiglia la sua era una devozione, sì, ma quella devozione intessuta di fede profonda. Una fede così grande da mettere nel cuore il desiderio di consumarsi nella preghiera, lei diceva, nel lavoro e nel sacrificio, fino ad essere una donna mangiabile, pane spezzato per la fame di tanti fratelli, senza mai trattenere nulla per sé, tutto donando. Lei diceva: voglio essere tutta a tutti. Ecco, quindi Madre Maria confida radicalmente e interamente nell'intercessione della Sacra Famiglia per il mistero che abita questa famiglia e che la rende strumento di salvezza per l'umanità. Quindi cosa insegna Nazaret a lei e a noi? Insegna che è nella normalità della vita che si costruisce la persona, non in modo improvviso, improvvisato, rapido, ma nella logica paziente e profonda dell'incarnazione. Di quel piccolo seme, vi ricordate l'immagine, che diventa un grande albero, no? Di quel seme che messo nella terra, se ci si prende cura di lui, poi germoglia
e diventa un grande albero. Quindi una crescita che anche per Madre Maria è stata una crescita lenta, una crescita lunga, una crescita che ha seguito le leggi della natura, senza saltare i passaggi concreti, normali, che anche tutti noi viviamo. Quindi vado verso la conclusione e concludendo ritorno ancora al titolo e faccio un'altra modifica. Tolgo il non. Santità che grida. Siamo partiti dicendo le condizioni di Domenica Mantovani erano un po' svantaggiose, no? Guardate, bella, poca istruzione, famiglia povera, paese sconosciuto e povero, ai confini del mondo, dell'Italia di allora, zona di confino, eccetera. Quindi abbiamo detto che Madre Maria aveva tutto per rimanere muta e nascosta al mondo. E invece la sua vita grida. Però, come diceva prima Padre Ruggero, non è un grido che strepita e si impone, ma è un sussurro leggero. Avete presente la brezza che spira sul lago di Garda? Ecco, chissà Madre Maria quante volte l'ha vista, no? Perché a lei piaceva fermarsi, no, in contemplazione davanti al paesaggio, no? Da una parte aveva il lago, dall'altra aveva il monte, quindi una vista meravigliosa. Chissà quante volte ha visto queste barche, no? Che adesso ce ne sono tante che soltanto il lago, no? Queste barche a vela sospinte da questa brezza leggera, no? Ecco, il suo grido, la sua vita che grida, è una brezza leggera, un sussurro leggero ma efficace, come il sussurro di una brezza leggera nella quale Elia riconosce la presenza del Signore, come quella voce profetizzata da Isaia e da Gesù riferita a sé, che non contesterà né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Ecco, non sono le parole di Madre Maria a gridare, ma è la vita. È la vita di Gesù, la vita di Madre Maria, la vita di tutti i santi che grida. Che cosa grida? Che cosa proclama? Che cosa annuncia? Quello che diceva anche Padre Ruggero all'inizio. La bellezza del Vangelo, la gioia di seguire il Signore, la santità a cui tutti siamo chiamati. Ecco, Madre Maria ha vissuto come una donna, abbiamo detto, abbandonata nelle mani di Dio. Ha saputo cogliere il mistero che si nasconde dentro l'esistenza quotidiana e ha saputo costruirsi come donna capace di esprimere tutte le sue risorse in tempi difficili. Ecco, noi oggi abbiamo ancora il Covid, abbiamo la guerra in Ucraina, abbiamo la crisi economica, abbiamo insomma tanti problemi. Ma anche all'epoca di Madre Maria i problemi non mancavano. La grande povertà che c'era, la prima guerra mondiale, lei e il fondatore hanno vissuto la prima guerra mondiale, tra l'altro le nostre suore, circa 170 suore in una ventina di ospedali militari hanno prestato la loro opera. E poi c'era l'influenza spagnola, noi oggi abbiamo il Covid, ma sappiamo la spagnola quante vite ha distrutto. Ecco. E abbiamo visto che però di fronte a queste difficoltà, in questi tempi difficili, non si è ripiegata, non si è abbattuta, non si è scoraggiata, ma con determinazione, rimboccandosi le maniche, fidandosi del Signore, si è lasciata istruire dalla vita. Ecco. È stata, abbiamo visto prima, creativa. Madre Maria ha camminato in forza della fede della sua gente, ma si è spinta anche oltre. Ha saputo interrogare i segni che Dio ci dà della sua presenza esuberante, rimanendo aperta al di più che lui ci dona. È stata donna sapiente secondo il Vangelo, appassionata, assetata di Dio, nel quale ha trovato un punto di concentrazione. Vi ricordate l'immagine all'inizio, quella bambina che dice: tu quando preghi no, diventi rossa in volto, sei tutta concentrata, no? Ecco, lei è tutta concentrata in Dio, assetata di questo Dio, proprio perché è concentrata in Dio, capace di decentrarsi, di arrivare a tutti. Abbiamo appena detto tutta a tutti. E questo decentramento, questo dimenticarsi di sé, era un decentramento generoso e gioioso. Quindi la sua esistenza è stata un dono fedele e grato di sé, fatto agli altri, a tutti quelli che incontrava,
E così ha testimoniato che Dio merita, perché nessuno come lui sa rendere bella la vita. La vita, prima di tutto, bella è stata quella di Madre Maria, cioè lei è stata una donna profondamente contenta. E anche questo mi sembra un aspetto importante, perché oggi incontriamo poche persone contente. Non so voi, anche passando per la strada, visi un po' tristi, preoccupati, per carità, abbiamo motivi di preoccupazione senz'altro. Io penso sempre, chissà quella persona cosa sta vivendo, che vita ha alle spalle, no? Ecco. Però anche Madre Maria ha avuto, ecco, le sue difficoltà, ecco. E lei è stata una persona profondamente contenta, no? Perché appunto tutte le cose le andavano bene, ma per quello che dicevamo prima, no? Per questa sua capacità di imparare dalla vita, di fare tutto quello che poteva e contemporaneamente di fidarsi però del Signore, completamente abbandonata. Quindi è stata una persona contenta di sé, contenta degli altri, contenta di Dio, contenta della vita. E infatti dicevano, era una persona molto allegra, molto gioiosa, no? E quando anche le sue collaboratrici intorno si preoccupavano, perché appunto c'era difficoltà nello sviluppo di questo istituto, lei, anche usando il dialetto veronese, perché è una donna del paese, una donna semplice, diceva: ma Valati, no? Adesso io sono veronese, ma insomma, non ti preoccupare, ci penserà il Signore, no? Ecco, però non era uno scaricare la responsabilità al Signore, lei faceva tutto quello che era possibile, però non si angustiava, perché diceva: lui ci pensa. E allora arriviamo a questi ultimi giorni, ecco, questo è la razza che c'era in piazza San Pietro, no? Erano 10 santi domenica 15 maggio, ecco, e quindi c'erano questi 5 razzi e abbiamo qua in fondo la nostra Maria Domenica Mantovani. La sua canonizzazione è per il nostro istituto e per la Chiesa intera motivo di grande gioia e di lode al Signore. Ecco, qui c'erano tutte le reliquiari, c'è anche quello nostro, è fatto con i simboli del Garda, c'è una barca e un ulivo, proprio per dire che lei si è fatta santa dentro la sua terra, no? Il mistero dell'incarnazione, rimanendo lì, perché lei sostanzialmente si è spostata poco da Castelletto. Nei primi tempi si spostava, perché quando c'erano le prime fondazioni delle case lei andava e si fermava anche un bel po' di tempo con le suore per avviare la nuova fondazione, vedere se le cose andavano bene, poi andava ancora a vedere come andavano, no? Ma poi, quando l'istituto è diventato molto grande, lei si è circondata di una rete di collaboratrici, quindi aveva le suore visitatrici per ogni zona d'Italia che andavano a visitare le suore, quindi lei è vissuto quasi sempre lì, no? E allora ecco i simboli della sua terra, la barca e l'ulivo, no? Per dire, ci si fa santi lì dove si vive, anche se la realtà in cui si vive è una realtà povera, marginale, nascosta al mondo. Ecco, e qui ecco un gruppo di suore nostre, questa è la chiesa parrocchiale vicino a casa nostra, noi abbiamo una comunità in via del Vaticano, vicino ai Musei Vaticani, quindi vicino anche a San Pietro. Questa è la parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale, dove abbiamo fatto la veglia di preghiera il 14 maggio e il giorno dopo la canonizzazione la messa di ringraziamento. E questo è un gruppo di nostre suore, queste sono, vengono dall'Argentina, in piazza San Pietro il giorno della canonizzazione. Vi dico una parola, vedete nella prima foto in alto che c'è una ragazzina con una maglia rossa davanti sulla carrozzina, ecco, e vicino c'è appoggiata, ecco, per terra, un'altra ragazza con la maglia nera. Sono le due miracolate di Madre Maria. Vi dico una parola così, una cosa, curiosità. Allora, quella con la maglia nera si chiama Lara e l'altra si chiama Maria Candela. Sono due ragazze, tutte e due argentine, di Bahia Blanca. Allora, Lara, quella con la maglia nera, è la prima miracolata, quella per cui poi Madre Maria è stata beatificata nel 2003. Lara è nata nel 99, aveva un giorno di vita, era all'ospedale quando è caduta inavvertitamente dalle braccia della mamma e ha battuto la testa sul pavimento e quindi è entrata in coma e la mia appena nata non si poteva operare, insomma. E poi all'ospedale c'erano le nostre suore che facevano servizio. Allora una nostra suora è andata subito a prendere una reliquia di Madre Maria e gliela messa sulla testa. Appena gliela messa sulla testa, la bambina ha avuto un fremito. E da quel momento ha iniziato a migliorare, nel giro di 2 o 3 giorni
tutto si è risolto in modo duraturo, completo, senza che i medici facessero nulla. La seconda è Maria Candela. Allora, Maria Candela nasce nel 2000, nasce con un problema di spina bifida, quindi nasce senza poter camminare, infatti vedete che è ancora sulla sedia a rotelle. Nel 2011, quando ha 11 anni, la mamma la sveglia la mattina per andare a scuola e si rende conto che dalle ginocchia in giù le gambe sono tutte nere, non c'è circolazione. La porta subito all'ospedale, i medici dicono dobbiamo amputare, non si può fare diversamente. Nel frattempo però le cose si complicano, inizia ad avere crisi respiratorie e ischemia cerebrale. Situazione disperata. La mamma di Lara è amica della mamma di Maria Candela. Quando sente che Maria Candela sta male, va dalla mamma e le dice: io non so se tu credi o non credi, ma io credo. Prendi questa reliquia, era la reliquia che noi abbiamo dato alla mamma di Lara quando è venuta in Italia per la beatificazione nel 2003. Dice: prendi questa reliquia, mettila vicino a tua figlia e iniziamo a pregare. Vedrai che la ragazza si salva. La mamma prende questa reliquia, la mette sotto il cuscino della ragazza e anche qui inizia a migliorare in modo anche qui che i medici non sanno spiegare e nel giro di qualche giorno la rimettono, rimane con la sua disabilità motoria ma ha ancora le sue gambe e si risolve la crisi respiratoria e l'ischemia. Ecco. E quindi questo è il miracolo che l'ha portata alla canonizzazione. Ecco, proprio per concludere. Che cosa ci dice allora questa canonizzazione? Motivo di gioia, di lode al Signore, per noi è anche una conferma che l'Istituto ha delle radici sane, solide, di santità, ma dice anche qualcosa che ci accomuna tutti, che vivere il carisma dell'incarnazione a Nazareth è via alla beatitudine, è cammino di santificazione, è cammino che ci porta a una vita piena, una vita bella, una vita riuscita. Quindi il carisma accolto dai nostri fondatori, da Padre Gino, Silvestrelli, da Maria Domenica Mantovani, Giuseppe Nascimbeni, questo carisma di Nazareth è veramente dono dello Spirito, è un dono che lavora dentro ciascuno di noi che accogliamo questo carisma, questi carismi, è un carisma, un'azione di Dio nella nostra vita che la riempie, le dà significato, le dà spessore, le dà gioia. Quindi io vi ringrazio per la pazienza dell'ascolto e auguro a tutti buon cammino di santità. Grazie.